è che ti dà fastidio il sole? No, non credo. Tizia. Salve, siamo una delegazione dei lavoratori interinali dell'ospedale di Caserta. Siamo venuti qui stamane in prefettura senza coinvolgere sindacati o chi per essi. Spontaneamente, come stavo dicendo, un piccolo gruppo, lasciando gli altri al lavoro, anche perché continuiamo a garantire i LEA e soprattutto non vedo nemmeno il motivo per quale l'ospedale si debba trovare in difficoltà. Siamo venuti qui per chiedere un incontro con il prefetto per avere delle delucidazioni, spiegazioni, visto e considerato che il nostro futuro lavorativo non è del tutto roseo, perché il 30 giugno c'è un'ulteriore scadenza di contratto e le carte parlano chiaro, visto e considerato che si vogliono iniziare a chiamare le persone delle graduatorie, forse avremo il lavoro garantito fino a settembre. Quindi niente, ripeto, siamo qui per avere un incontro con il prefetto e per cercare di capire che se tutto quello che è stato detto durante questi anni per un percorso che si vedeva nei nostri confronti è stato tutto dimenticato, se c'è la possibilità di attuarlo ancora oppure se niente, è finita l'avventura anche dopo che abbiamo garantito i LEA per tutti questi anni e soprattutto l'emergenza Covid, dove alcuni dei nostri colleghi purtroppo si sono anche ammalati. Fortunatamente ne stanno uscendo, però in ogni caso noi abbiamo messo a rischio la nostra pelle e quella dei nostri familiari. Sì, come dice il collega, non è possibile che dopo aver garantito i LEA con delle situazioni contrattuali, tra l'altro create da loro, create dalla regione, perché non potendo fare concorsi, non potendo fare altro, ovviamente hanno creato questa forma di lavoro a termine che comunque dura dal 2020 e dal 2000-2001, insomma non è possibile che dopo tanti anni che tu ci mantieni in servizio, poi se ne esce la regione con conferme di scorrimento di gradatorio. Tra l'altro quei concorsi, io non mi spiego, sono stati fatti per i singoli ospedali, non capisco perché deve diventare un concorso regionale dando la possibilità di scorrere le graduatorie in altri territori. Questo è un territorio grande, di 104 comuni, con i suoi ospedali, ma perché non possiamo avere un concorso nella nostra terra? Tutto ciò che viene fatto in questo territorio viene bloccato, viene fatto un avviso e viene bloccato, viene fatto un concorso e viene bloccato. Intanto bloccando tutto ciò non abbiamo possibilità nemmeno di riscattarci e a giugno, a settembre, come dice il collega, non abbiamo la sicurezza lavorativa futura. Ma perché tutto questo nel nostro territorio? Dove sono i politici di maggioranza del territorio che dovrebbero aiutare il loro territorio in queste situazioni? Noi stiamo continuando a lavorare con le nostre paure, con le nostre preoccupazioni, stiamo garantendo comunque il servizio. Tuttora oggi siamo qui in una forma minima di lavoratori interinali, proprio per garantire il servizio in ospedale, anche per non creare problemi di assembramento, che in questa emergenza Covid sono quelli che vengono sempre dichiarati. Io vorrei dire a De Luca, anche noi facciamo parte della regione, ma perché dobbiamo essere abbandonati e non possiamo avere la possibilità nel nostro territorio di avere concorsi? Questo è quello che chiediamo. Oggi la nostra azione spontanea e volontaria è proprio perché crediamo ancora, vogliamo ancora credere nelle istituzioni. Ecco, sottolineo, vogliamo ancora credere. Siamo venuti dal prefetto perché lui ci deve intercedere con la regione. Il sindaco può anche aiutarci, è il primo responsabile del cittadino, della salute dei cittadini. Ma perché gente con tanta esperienza, costruita negli anni, non ha possibilità di scattarsi nel proprio territorio? Allora, io non lo so che cosa faremo, se riusciremo a averlo questo incontro, ma certo è che siamo pronti anche a gesti estremi, perché buoni sì, ma fino a un certo punto. Se noi perdiamo il posto di lavoro non possiamo gestire più la vita dei nostri figli, siamo capaci di fare gesti estremi.